Cerchi giochi a prezzi scontati? Vai su Instant Gaming, link in descrizione. Hai qualche rimpianto, Desmond? Tipo cosa? Essere scappato, aver lasciato i tuoi, aver trovato un lavoro di merda fingendo di essere produttivo. Com'è passare una vita intera e evitare scelte difficili? Andiamo. Certo, sei un assassino, ma non è stata una scelta tua. Dove vuoi arrivare? Voglio sapere se hai dei rimpianti. Certo. Avrei voluto essere più paziente coi miei. Dargli più ascolto. E Lucy, forse sarebbe andata diversamente se... Non so bene. Grazie. Per cosa? Perché questo ha senso. Salve ragazzi, benvenuti a un nuovo video di RoboZombie 93, benvenuti a un nuovo video di Assassin's Creed. Sto bene, sì. Siamo assassini, dopo tutto, giusto? E dovrebbe stupirci se ogni tanto uno di noi muore. Ogni morte è una tragedia per qualcuno da qualche parte. Quello che voglio sapere è... Desmond si merita tutte queste noie. Che cos'è? Che ne so, il bambino d'oro, il prescelto, o stronzate del genere? Temo di no, ma quello che ha è raro. I suoi geni contengono alte concentrazioni di DNA della prima civilizzazione. Una fortuna che capita a circa 1 su 10 milioni. Ah, l'effetto osmosi. C'entra anche questo? Credo di sì. Vorrei poter dire che sapevamo di questi doni da tempo. Ma sono stati i Templari ad accorgersene. E l'hanno trovato per primi. Bene, di sopra hanno finito di parlare, possiamo andare. Nessuna presenza di un'armata qui, e nemmeno degli uomini di Tarik. La città nascosta. Inseguendo Manuele Paleologo, Ezio è giunto in Cappadocia. Trova le spie ottomane scomparse e collabora con loro per trovare Templari. Sincronizzazione totale, non farti individuare. Andiamo. Ispezione le caverne della Cappadocia. Ed eccoci, la città sotterranea della Cappadocia. Oh no! Tira da una granata! Uffa, cannone! Dovrai vedertela col pascià dei pugni. Vola come una farfalla, pungi come uno scorpione. Ti nascondi dietro un cappuccio, eh? Vergogna! Vergogna! Porchi cani! E lasciami il bastardo! E cadi. Non c'è nulla da vedere qui. Cavo d'innesco 500. Fermatevi, fermatevi.
Non così vicino, maiale. Vacci piano. Mi ha mandato Tarik. Da solo? Non ci sono altri? Basto io. Dove sono i tuoi uomini? Catturati dai bizantini una settimana fa. Io ero travestita da schiava e sono fuggita. Ma gli altri? Sei un combattente abile? Mi piace pensarlo. Beh, quando ne sei certo, torna da me. Spia che mi imitava. Dilara, la spia, è stata scoperta e imprigionata dai bizantini. Il suo destino è incerto. Trovala e salvala prima che sia troppo tardi. Non uccidere nessuno. Mamma mia, che cattiveria. Proprio voi che gioco che non uccida nessuno, sei sicuro? Guarda che sono un abile assassino io, eh. Vabbè, noi ci proveremo ad essere buoni e gentili. Quanto ci vorrà prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili? Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi. Ma dispongono delle risorse per vendicarsi. Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Emanuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così fragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente. Ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala. Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. È in permesso al mercato. Per la miseria, vorrei passare quell'uomo a fil di spada. No. No. Ho detto che sarebbe stato difficile. Presto finiremo col dover raccogliere il suo cadavere. Non sono riuscito, come si dice, a tenere la lama a freno. Almeno mi pagano. Non sei granché collaborativa. Sono qui per salvare i miei uomini, non per fare amicizia. Perdi qua. Quella corazza è troppo spessa per i proiettili. Mi toccherà avvicinarmi. Janus, dobbiamo aiutarlo. Il rinnegato Shakulu sta torturando gli altri prigionieri ottomani. Uccidilo prima che muoia qualcun altro. Janus non deve perdere più di metà della sua salute. Ah.
tragga piacere dall'assassinio non merita pietà. Che Dio mi aiuti! Muori! Un altro mercenario. Porta degli strani abiti. Bene. Che tu sia benedetta, Dilara. Ce la fai? Evet. I fucili che avete portato dovrebbero essere distrutti. La maggior parte non funziona nemmeno. Ma la polvere da sparo è vera. Non potevamo far altro. Bene. Restate nascosti finché non udite le esplosioni. Poi correte. Esplosioni? Se fai una cosa simile scatenerai l'inferno. Getterai la città nel panico. Sì, conto proprio su questo. E poi? Poi troverò Manuele Paleologo. Bene. E Shaguro l'abbiamo ucciso. Bonus multigiocatore sbloccato. Dobbiamo essere rapidi perché... Madonna mia, che sbarrellata! Questa ha fatto una brutta fine. Bene. Piano, piano! Questa è polvere da sparo, non miglio! Ce l'ho! Disarmo forzato. Le armi sequestrate agli ottomani sono state nascoste. Infiltrati nel deposito e fai esplodere la polvere pirica. Non subire danni. Ci provo. Sì, vabbè, tua nonna. Riproviamo il ricordo. Ok, tentativo numero 2. Visto che il primo abbiamo visto un Ezio abbastanza goffo. Bene. Cavolo, Ezio, ho premuto pure a X. Che bombe mi sono rimaste. Bomba tuono. Altri 300.
sento Axe ieri. Non sembra Deadpool. Axe, ecco che cosa sono. Se solo sapessero quanto guadagnare. Beh, almeno questi bizantini sono abbastanza ricastri. Non proprio tutti, ma molti di loro. Qui c'era un qualcosa, un forziere, un niente. Avanti, andiamo. Neanche mi ha avvertito il tuo stupido giocastro. Bene. Aspetta. No. Te lo sei meritato. Ora potete morire tutti. Ora, chi di voi stronzi ha la mia spada? Tu. Grazie. Ora di correre. Che accidenti succede? Un sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Di sto cazzo, altro che di sta terra! Siamo bizantini! Coraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno vi... Oh, diavolo! Quell'uomo! Abbattetelo! L'ultimo dei paleologi. Manuele Paleologo sta cercando di calmare la sua gente nel caos delle esplosioni. È l'opportunità perfetta per ucciderlo e recuperare l'ultima chiave di Masia. Non subire danni. Pericolo c'è, lo prenderà, puoi passare.
Vaffanculo! Vaffanculo! Fermati a riflettere! Pensa alle vite che hai spezzato quest'oggi! Al disordine che hai seminato qui! Uno stronzo che mi si è capitato vicino mi ha colpito prima, che palle! Tu ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, usandoci per favorire la tua vana missione! Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino! Per ridare la pace a questa terra martoriata! I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere. Perché il potere genera la pace, idiota? Non può accadere il contrario. Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga, che la tenga in riga. Eccolo qui. Il mostro che sono venuto a uccidere. Fatti avanti, ho giusto la ricompensa che ti meriti. Ho visto una cosa, torno subito fesso. Era ricco sfondato il tizio, 2000 gli ho levato. Avrei dovuto essere il successore di Costantino. Avevo così tanti progetti. Il tuo sogno muore con te, Emanuele. Il tuo impero è perduto. Ah. Ma non sono l'unico ad avere quella visione, assassino. Il sogno del nostro ordine universale. Ah. Ottomani, bizantini. Non sono che etichette, costumi e apparenze. Dietro a questi ornamenti, tutti i Templari fanno parte della stessa famiglia. Bando alle ciance. Sono qui per la chiave di Masyaf. Prendila, dunque. Prendila. E cerca la tua fortuna. Vedi se riesci ad arrivare a 100 leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca. Altri soldi. Povero Manuele, l'ultimo dei paleologi. Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masyaf. Era un uomo arrogante e impossibile da contenere. Mi deludi, Ahmed. Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide che contrappongono padre a figlio, fratello a fratello. Per ottenere la vera pace, l'umanità deve pensare e agire come un solo uomo, con un'unica mente. I segreti nel grande tempio ci daranno proprio questo, e Altair ci condurrà lì. Ti inganni. I segreti di Altair non sono per voi. Non mi interessa discutere, Ezio. Sono qui per le chiavi di Masyaf. Chiavi? Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo. Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più. Sofia Sartor. È questo il suo nome? Lei non sa nulla, lasciala stare. Staremo a vedere. Ti ucciderò se la tocchi. So che ci proverai. Fuga. I Templari, ora guidati dal principe Ahmet, minacciano di uccidere Sofia se Ezio non consegnerà loro le chiavi di Masyaf. Lascia la Cappadocia e torna a Costantinopoli. Non perdere più di metà della tua salute. Non mi fermo a uccidere questi babbioni bizantini balbuzienti. Ho meglio da fare. L'è volato per terra, ok. Cazzo, è caduto di sotto.
Merda. Piovono persone. Corri Ezio. Questo video sarà stranamente breve. C'ho altro, ragazzi, di pensare. Andiamo con il ricordo di Altair, dai! Niccolò Polo, il nostro incontro è stato breve, lo so, ma confido che questo codice risponderà alle molte domande che dovete ancora porre. Altair, questo dono è inestimabile. Grazie. Dunque, ora dove andrete? Tornerò a Costantinopoli per un poco. Vi stabilirò una gilda prima di far ritorno a Venezia. Vostro figlio Marco sarà ansioso di udire le strane storie di suo padre. È ancora troppo piccolo per tali storie, ma un giorno non lontano, sì. Padre, un'avanguardia di mongoli è riuscita a passare. Hanno invaso il villaggio. Niccolò, il carico e le provviste vi attendono alle porte del villaggio. Vi accompagneremo là. Grazie, mentore. Pronti con le catapulte, attendete il segnale. State vicini. Bene. Arriva di Mongo. State vicini. Oh, comunque Altair va preso moltissimo da dalla mela. Muoviamoci. Andi qua. Adesso sono loro in vantaggio. Aiuto! Un alleato perso. Stanno lì, Polo. Ma che cazzo. Non hanno subito neanche un graffio. Donna mia, i fratelli Niccolò e Matteo sono amanti del brivido e del rischio. Padre, siete ferito.
dammi un istante. Ah, la fine di un'epoca. Quando ero molto giovane, ero tanto folle da ritenere che il nostro credo avrebbe messo fine a tutti questi conflitti. Se solo avessi avuto l'umiltà di dire a me stesso: ho visto abbastanza per una vita sola, ho fatto la mia parte. E tuttavia, non c'è gloria maggiore che combattere per trovare la verità. Siamo pronti. Un ultimo favore, Niccolò. Prendete queste e abbiatene cura. Nascondetele se serve. Manufatti? Più o meno. Sono chiavi, ciascuna contenente un messaggio. Un messaggio per chi? Vorrei saperlo. Passaggio di testimone. Bene, questo episodio finisce qui. Insolitamente neanche abbiamo superato l'ora di registrazione, anche perché comunque non abbiamo dovuto passare da tra gli assassini da gestire. Claudio, quindi perdona la fretta che traspare dalla mia scrittura. Molte sono le novità e poche quelle buone. Sono a bordo di una nave diretta a Costantinopoli, sulle tracce di un uomo la cui perfidia mi era finora sfuggita. Il principe Ahmet, zio di Solimano, è l'uomo a capo dei Templari qui. È lui l'ideatore della spedizione di Masyaf e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere le chiavi, che ora sono tutte nelle mani degli assassini. Che cosa mi trattiene, dunque? Perché non porto le chiavi a Masyaf io stesso per farla finita con quelle canaglie? Perché sono stato avventato. Perché i Templari sanno di Sofia e la stanno cercando. Claudia, se dovesse accaderle qualcosa non potrei mai perdonarmelo. L'ho trascinata in una guerra di cui non sa nulla. E se dovessero farle del male, il peso della colpa sarebbe per me un fardello insopportabile. Bene. Quindi noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao ciao ragazzi.